Allora, ospite oggi del nostro Hot Corner, virtuale però Zoom, Antonio Frascadore, direttore artistico nonché fondatore del BCT, che è il Benevento Festival. Come stai, Antonio? Beh, Andrea, grazie, Sei grazie. Adesso pronto? un po' nel delirio dei giorni prima del festival, però Va bene, bene. però devi mettercelo in conto, Antonio. Quando si comincia la Assolutamente. bicicletta e purtroppo poi a un certo punto. Stiamo pedalando, stiamo Esatto. pedalando. Senti Antonio, partiamo subito forte perché l'elenco degli ospiti e delle cose che farete è notevole, diciamo. Dai, vuoi anticipare qualcosa tu, visto che da poco c'è stata la conferenza stampa? Sì, è come ogni anno del resto, ecco, Sì, lasciami ecco, dire anche vero. questo. Volevo sminuire gli altri anni. Assolutamente no, scherzo ovviamente. Sì, è un cartellone notevole anche quest'anno. Guarda, noi ci siamo posti semplicemente una domanda quando abbiamo iniziato a lavorare sul cartellone del festival, cioè di cosa avevano bisogno quest'estate le persone, di cosa aveva bisogno quest'estate il pubblico. La prima risposta che ci siamo dati era leggerezza. Le persone hanno bisogno di serenità, di ritornare a sorridere, di dimenticare, di distrarsi. E quindi abbiamo pensato di costruire. Ricordiamo che questa non è un'estate normale, insomma, è un'estate molto No, particolare. assolutamente, non lo è ancora, esatto. Forse un po' meglio della scorsa estate, secondo me, però sicuramente diciamo, siamo ancora in una situazione, diciamo, borderline. Quindi siamo subito, appunto, abbiamo subito ragionato sul fatto di regalare leggerezza al pubblico, motivo per cui abbiamo costruito un cartellone che punta tanto sulla possibilità di permettere appunto agli spettatori di distrarsi, quindi Ezio Greggio, Lillo, Ide Jaakal, Maccio Capatonda, tantissimi ospiti che in qualche modo potessero raccontare e regalare dei momenti di serenità al pubblico. Pubblico che, e questa è la seconda risposta alla nostra domanda, ha comunque bisogno, aveva bisogno, ha bisogno di ritornare a vivere la magia del cinema, la magia della televisione, del teatro. Quindi Toni Servillo, Silvio Orlando, Pupi Avati, Alessandro Haber, Vinicio Marchioni, la televisione che quest'anno ci ha accompagnato tanto, quindi Stefano De Martino, Elettra Lamborghini, insomma tantissimi ospiti che in qualche modo possono raccontare in maniera diversa il grande e il piccolo schermo. E poi un dovere morale, l'ultima risposta che ci siamo dati, che è quella appunto a cui il festival punta ogni anno, e cioè le grandi anteprime. Presenteremo un'anteprima con Sky Italia, The Flight Attendant, l'assistente di volo con Kelly Cuoco, Con la è in grande anteprima. Kelly Cuoco di The Big Bang Theory. Esatto, la Penny di Big Bang Theory. E poi presenteremo, e questa insomma è una notizia che ci riempie di soddisfazione e di orgoglio, presenteremo in anteprima nazionale sabato 26 giugno uno dei film più attesi della passata stagione, che è Ritorno al crimine, di Massimiliano Bruno, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano con Rai Cinema, che sarà su Sky dal 12 luglio, ma che noi presenteremo appunto in anteprima il 26 giugno con parte del cast, con il regista e con i produttori. Quindi daremo la possibilità al pubblico di vivere finalmente sul grande schermo un film così tanto atteso. Esatto, tra l'altro quest'ultimo film che è stato segnato dalla pandemia, perché proprio doveva uscire una volta, poi doveva uscire la Esatto. seconda volta, alla fine lo vedremo finalmente. Esatto. Tra l'altro Antonio, ricordiamo che noi di Hot Corn saremo lì a Benevento con un Hot Corner speciale, avremo un angolo in cui faremo interviste, incontri. Assolutamente sì, e ne sono molto felice. Seguirete insomma il festival con approfondimenti, speciali interviste, e questa cosa ci rende assolutamente super felici. Non vediamo l'ora di ospitarvi e di accogliervi. Senti, Tony, la vera domanda però è anche un'altra, i protocolli di sicurezza, poi alla fine, no? Penso che da organizzatore sia stata una bella grana, insomma, da gestire, perché poi ci sono delle regole molto, molto rigide. Intanto la notizia positiva è che tutto lo staff del festival è vaccinato, e questa è già una prima notizia positiva, però chiaramente non basta. Guarda, noi lo scorso anno abbiamo utilizzato una sola location molto grande, avevamo promesso però al pubblico di ritornare a vivere il centro della città di Benevento, perché poi, come sai, il nostro festival è un festival che è dislocato in tutto il centro storico della città, e abbiamo mantenuto questa promessa perché ritorniamo nel centro storico della città, ma utilizzando tre location, tre luoghi circoscritti in cui sarà possibile ovviamente mantenere il distanziamento tra le persone, garantire l'accesso da una parte e l'uscita dall'altra. Tutto il personale del festival verrà tamponato prima di ogni giornata. Senti, cos'è che aspetti più tu se dovessi scegliere una cosa, anche se senza fare torto agli altri?
In che senso? Come ospiti? Come evento? Beh, guarda, ti dico, in realtà un evento che, a cui sono particolarmente affezionato, ma per una questione, diciamo, di amore per la cultura, chiaramente, è l'evento del 27 giugno con Tony Servillo. È un evento in cui Servillo racconterà uno dei personaggi più rilevanti della cultura del nostro paese, che è Edoardo De Filippo. Un evento su cui Servillo sta lavorando da diverso tempo, su cui ha lavorato personalmente da diverso tempo, a cui anche lo stesso Servillo tiene particolarmente, perché naturalmente raccontiamo un Edoardo, ma un Edoardo inedito, un Edoardo su cui Servillo sta scavando rispetto a quelli che non sono, diciamo, le cose più popolari. Uso forse un termine improprio, però il senso è quello, perché chiaramente è un personaggio popolare, ma che ha un aspetto così privato su cui appunto ci sta lavorando, e questa è la cosa secondo me più bella. Credo che sia, diciamo, gli eventi del festival sono tutti assolutamente straordinari. Tutti, infatti non era uno sminuire le altre cose, però comunque era una... Assolutamente, però chiaramente sai, Servillo che racconta Edoardo De Filippo, insomma, un evento che merita una sottolineatura, culturalmente parlando, un evento che merita una sottolineatura particolare, chiaramente. Poi c'è Silvio Orlando, che insomma, con uno spettacolo teatrale al Teatro Romano insieme all'Orchestra Filarmonica, avremo l'onore di avere Pupi Avati, a cui consegneremo un premio alla carriera, così come Ezio Greggio, che sono altri due personaggi emblematici, insomma, della cultura, seppur in maniera diversa, del nostro paese. Insomma, è veramente... Credo che abbiamo lavorato per accontentare e garantire al pubblico in maniera trasversale la scelta da un punto di vista culturale, diciamo, degli ospiti. Quindi mettere nelle condizioni, sia da un punto di vista anagrafico che da un punto di vista culturale, di scegliere effettivamente quello che è l'evento che il pubblico preferisce. Io l'ho sempre detto, tu lo sai bene, il nostro festival è un po' come un telecomando, è un po' come un multisala. Nel senso che vogliamo dare la possibilità al pubblico di decidere ogni giorno l'evento che preferisce. Chiaramente il pubblico che andrà a vedere Pupi Avati magari non è lo stesso pubblico che va a vedere Elettra Lamborghini, per ovvi motivi, insomma, è una questione di gusti, naturalmente, però non ci voltiamo mai dall'altra parte, dobbiamo assolutamente riconoscere dei meriti fondamentali per tutti gli artisti, e in questo caso credo che ce l'abbiano tutti, ecco. Infatti, anche un cortocircuito di cultura pop. Senti, l'ultima domanda, anche a Benevento si rifletterà sul futuro, insomma. Tu sei ottimista o pessimista sul futuro della sala, del cinema, si stanno facendo tante discussioni? Guarda, io sono molto ottimista. Con me in realtà sfondi una porta aperta, nel senso che sono molto ottimista intanto sulla ripartenza del cinema, che è oggettivamente ripartito, nel senso che le produzioni in atto in questo periodo sono tantissime, stanno girando tantissimi film, tantissime serie, quindi la ripartenza c'è. Io credo che la sala resterà sempre la sala a cui siamo tutti affezionati e che non mancherà mai, anche se non possiamo nasconderci, insomma, non possiamo nascondere che questo periodo ci ha aiutato a scoprire piattaforme importanti, da Cilia appunto ad Amazon, a Netflix, a Sky, tutte quelle piattaforme che in qualche modo effettivamente a cui non possiamo fare a meno, il senso è quello, perché non viviamo soltanto della sala, viviamo anche del divano di casa, quindi è giusto che sia così. È vero. Senti, allora Antonio, ci vediamo a Benevento. Ci vediamo a Benevento, Andrea, ci vediamo a Benevento. Corner, allora, ti aspetto all'Hot Corner Benevento, grazie Antonio Frascatore e buon viaggio intanto. Grazie a voi, grazie a te. Ciao Antonio. Ciao. Ciao Andrea.